Allora, oggi vado a fare delle onde morbide per i capelli per avere un look molto, molto bello da vedere in delle occasioni, sia per capelli sciolti che magari tenendoli legati o solo da un lato oppure solo davanti, queste onde che si vedono dietro. Allora, andiamo subito a cominciare e per prima cosa vado a pettinare i capelli. Io da un po' di tempo a questa parte, da più o meno un anno, utilizzo la famosissima Tangle Teaser. È questa spazzola che veramente è famosissima, che praticamente è molto maneggevole, sta in una mano e ha questi dentini, è tutta completamente in plastica e va a pettinare i capelli senza strapparli, senza tirarceli e senza, diciamo, andare a danneggiare il capello. Io devo dire che mi sono trovata veramente, veramente bene. Ne avevo sentito molto parlare, l'ho acquistata a Londra quando sono stata da mia sorella. L'ho acquistata lì da Boots, se non mi sbaglio. Allora, dopo aver pettinato i capelli, prendiamo l'attrezzo che vogliamo andare ad utilizzare per mettere in piega i capelli. Ci sono diversi modi, io ne uso veramente svariati, proprio perché a volte mi stanco di usare sempre lo stesso, ma ovviamente quello che funziona di più, il più performante, il più duraturo, è quello con il ferro, appunto la piastra, perché comunque il calore, anche se come ben sappiamo fa spesso male al capello, comunque va a danneggiarlo se è usato spesso, troppo a lungo, insomma, a temperature troppo alte lo danneggia, però è anche quello più efficace. E quindi quando io voglio veramente un bel risultato vado ad utilizzare un ferro. In questo caso io utilizzo la piastra della GHD. Sì, per prima cosa vado a dividere i capelli, vado a pettinare le due ciocche e poi, dopo aver riscaldato la piastra, che praticamente si riscalda in pochissimo tempo, vado a prendere una ciocca di media grandezza. Pettiniamo, prendiamo il ferro, la piastra in questione. Io lo vado a tenere praticamente rivolto verso il basso, lo capovolgo. Quindi vado ad arrotolare la ciocca intorno alla piastra. Fatto questo, come vedete, otteniamo questo boccolo abbastanza definito. Vado a mettere la lacca, questa in particolare ve la faccio vedere perché è della Sien. Comunque l'ho comprata da Lidl. Ci tengo molto alla cura dei capelli e utilizzo prodotti senza ingredienti dannosi, biologici, senza siliconi, senza, insomma, tutte queste sostanze che ormai conosciamo benissimo. Detto ciò, proseguiamo con le altre ciocche e andiamo a fare la stessa cosa. Grazie per aver guardato il video. Se vi fa piacere, mettete mi piace perché è una cosa veramente importante per chi fa questo tipo di video, perché così capiamo l'apprezzamento delle persone. Nel caso in cui invece non vi fosse piaciuto, mi fa piacere anche ricevere dei non mi piace, però sarei felice di leggere anche un commento al riguardo, cioè chi mette non mi piace, sarebbe bello che mi scrivesse anche il perché non gli sia piaciuto il video, chiedendomi di migliorarmi in qualcosa.